Eccoci cari amici, come va? Tutto bene? Bentrovati in un nuovo video. Domenico da Dublino, sono il vostro consulente per l'espatrio, quindi contattatemi al mail in descrizione se volete aiuto nel trasferirvi qui in Irlanda. Ma adesso bando alle ciance, di cosa parliamo in questo video? Quindi il video che ho fatto pochi giorni fa è stato un video sul visualizzare i vostri obiettivi, quindi il primo passo per poter espatriare e per essere di successo, per evitare il fallimento una volta che si va all'estero, quindi avere un piano, ok? Prima degli obiettivi, ok? Che gli obiettivi, vi ho detto che bisogna farsi delle domande, ok? Che sono cosa so fare adesso, cosa voglio fare in futuro, cosa offre il mercato, vale la pena di fare quel lavoro, è sostenibile o meno. Cosa mi serve per fare quel lavoro? Quindi adesso andremo a vedere gli obiettivi, il piano per raggiungere questi obiettivi. Quindi se siete interessati a sapere come poter pianificare il vostro espatrio, restate fino alla fine di questo video perché lo spiegherò in dettaglio. Allora, dopo che abbiamo gli obiettivi chiari in testa, cosa è che voglio fare una volta all'estero, bisogna fare un piano perché può essere che voi non abbiate le condizioni necessarie per poter fare quello che voi volete fare, ok? Quindi, prima di tutto, vi faccio due esempi. Allora, il primo esempio è di una persona laureata con un minimo di esperienza, il secondo esempio è di una persona laureata senza esperienza. Quindi facciamo due lavori, diciamo, qualificati con il pezzo di carta, ok? Ma questo si può applicare anche per chi non ha un pezzo di carta. Quindi vediamo. Innanzitutto vediamo il caso di una persona che ha una laurea in economia o in contabilità o in finanza e vuole trasferirsi a Dublino e trovare un lavoro. Quindi andiamo su Indeed.ie, che è uno dei siti web dove si deve cercare lavoro, okay? Quindi c'è Indeed, LinkedIn anche molto popolare. E c'è jobs.ie per lavori meno qualificati e Irish Jobs per lavori più qualificati, ok? Quindi la ricerca che ho fatto io è entry level accounting, quindi entry level diciamo che sono le posizioni che sono aperte a chi ha un minimo di esperienza, ok? Un annetto, va bene? Quindi questa persona magari ha già fatto un tirocinio in studio contabile o cose simili, okay? Oppure ha lavorato in azienda per un annetto, va bene. Quindi entriamo entry level accounting, questo vale per tutto, entry level accounting, entry level finance, entry level IT, per tutto quello che volete, va bene. Quindi ho visto dei lavori e mi ha colpito questo qua, junior account assistant, quindi in pratica contabile junior, va bene. Quindi in questa offerta di lavoro c'è tutto quello che vi serve, quindi vi dicono la job description, quello che il lavoro è, la posizione, in pratica quello che voi andrete a fare, le responsabilità che avrete, ok, quindi questo è importante da leggere, e poi ancora più importante è i must haves, quindi quello che voi dovete avere per fare questo lavoro, quindi dovete avere una laurea bachelor's degree, quindi sarebbe una triennale in contabilità, finanza o cose così. Strong attention to detail, excellent organization, proficiency in Microsoft Excel, eccetera, eccetera. Ok, quindi eccetera, eccetera. Allora, voi dovete andare a vedere voi che cos'è che avete adesso e che cos'è che dovete avere per fare questo lavoro. Quindi magari andate a vedere questo titolo, Junior Account Assistant, vi andate a vedere tre lavori diversi con questo titolo. Vedete le cose che hanno in comune, ok? E che cos'è che voi non avete, ok? Quindi in pratica, per esempio, diciamo che qui si dice che dovete avere proficiency in Microsoft Excel, Google Sheets, ok? E basic accounting software. Quindi diciamo che io non ho questo. Cos'è che vado a fare? Mi vado a fare un corso su Udemy o un corso su LinkedIn Learning per poter avere queste skill, ok? Quindi bisogna che io studi questo ancora prima di partire dall'Italia o anche se siete qui e magari volete fare il salto, dovete andarvi a studiare queste cose perché vi mancano, ok? Quindi io lo farei, va bene. Poi dopo che avete questo, naturalmente, parentesi, dovete avere un inglese bello fluido, ok? Per poter parlare in ufficio deve essere molto fluente. Quindi io do per scontato che voi abbiate fatto dei corsi sia in Italia che poi quando venite qui dovete comunque andare a scuola, ragazzi, perché l'inglese qui
è un inglese diverso da quello che studiate in Italia, i corsi che fate in Italia sono per mettere due crocette per passare gli esami, i corsi che fate qui invece sono incentrati sulla conversazione e la scrittura, quindi sono molto più utili, va bene. Quindi questo qua per esempio è Junior Accounts. Poi, secondo esempio, diciamo che io sono un laureato italiano senza esperienza, quindi condizione che è molto comune. So bene l'inglese perché, ripeto, senza inglese questo discorso non si può fare. Quindi è circomposto da graduates, quindi in pratica da laureato. Vado a vedere quello che c'è. È una cosa interessante che ho trovato, se voi andate in basso qui, graduates, vedrete che c'è questo lavoro qui sì, il primo in pratica, trainee financial advisor, quindi un consulente finanziario, un trainee, quindi in pratica in training, ok? È un programma per laureati. Come vedrete qui, in pratica, avete la vostra paga ben esposta, ok? Da 50 a 70 mila all'anno, va bene? Il lavoro è full time, lunedì a venerdì. E qui avete tutti i vostri benefit, quindi avete giorni off, quindi giorni che voi siete in ferie, giorni di ferie, avete da back to work scheme, company events, company pension, pensione, parcheggio, programma benessere e pure lavoro ibrido, quindi lavoro da casa, flessibile, va bene, tutte cose che fanno molto comodo, e più avete 50.000 euro all'anno minimo, ragazzi, quindi è questo qua se non avete nessuna esperienza. Quindi vedete che, io ripeto sempre, se voi in Irlanda lavorate in una critical skills, quindi in un'area che serve al paese come la finanza, la contabilità, come la medicina, la farmacia, tutte queste cose qui, vi pagano molto bene, ragazzi. Quindi tutti quelli che si lamentano di Dublino, lascia un po' il tempo che trova. Se voi fate una cosa che qui serve, voi andrete a prendere uno stipendio molto alto. Poi le tagliatelle qui costano di più, però questo è un discorso differente, va bene? Vi danno un sacco di soldi, ragazzi. Poi, questo è il ruolo, la compagnia, questo ve lo leggete, poi quello che vi offrono, 55.000 euro lordi il primo anno, che è il base più le commissioni, quello che vi serve. Poi vi danno anche 6.000 euro per studiare, quindi se voi volete fare un corso di QFA, Qualified Financial Advisor, quindi consulente finanziario qualificato, vi danno 6.000 euro, ve lo pagano loro, praticamente, ok? E poi dice gli altri benefit e tutto quello che voi di cui avete bisogno. E meglio se ce l'avete, perché qui la prima domanda che vi fanno: Do you have QFA? Quindi magari per fare questo lavoro vi prendete, vi laureate, vi prendete questa Qualified Financial Advisor, lo potete fare anche da remoto, va bene? E poi cercate lavoro, ragazzi. Sta a voi, insomma, è molto facile e vi può dare uno stipendio molto alto. Potete iniziare col botto, va bene? Quindi questo è il secondo esempio. Vi ripeto, ragazzi, questi sono salari che sono possibili. Voi potete prendere così, anche da subito, se lavorate in una cosa che può servire al paese, va bene? Quindi questo era il secondo video sul nostro piano d'azione, ok? Quindi voi vi andate a leggere quello che vi serve, lo andate ad ottenere e poi fate domanda per il lavoro. Una cosa importante è che queste domande le dovete fare già dall'Irlanda, quindi dovete avere un numero di telefono irlandese, un indirizzo irlandese, se no queste compagnie non vi chiameranno, va bene? Vi chiamano solamente se c'è scritto relocation sull'annuncio di lavoro, se no vogliono gente che è già in Irlanda, perché voi immaginatevi, io imprenditore spreco un sacco di tempo e soldi a fare la selezione di una persona, e poi questa persona all'ultimo momento dice: Oh, non sai che cos'è, non posso più venire, ho cambiato idea. Perché c'è più possibilità che lo faccia uno che non sta in Irlanda rispetto a uno che è già qui, va bene? Quindi io non rischio queste cose qui, prendo uno che è già qui in loco. Ok, quindi questo è molto importante. A meno che voi non siate un barone della medicina, uno chef a 3 stelle, non vi prendono dall'estero, ok? Questo è molto importante. A volte sì, se c'è scritto relocation nell'annuncio, alcuni lavori sì, per esempio informatica è un po' più comune, va bene? Allora ragazzi, questo è quanto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, lasciatevi un commento e vi ringrazio a tutti. Ciao ciao!